C'era una volta un re seduto su un sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. La serva incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. La serva incominciò. C'era una volta un re seduto su un sofà che disse alla sua serva: raccontami una storia. La serva incominciò. Anche in Italia sta succedendo la stessa cosa, cioè da 13 anni la legge sulla droga è viva, ma è anche decisamente sorpassata. È stato fatto quando il fenomeno era appena agli inizi, adesso la cosa è dilagata, la preoccupazione è generale fra i cittadini, molto di meno fra i politici, che naturalmente tengono per la capa altre questioni che secondo loro sono più importanti, per esempio l'ora di religione. Mauro Rossagno in televisione lo portai io, il suo primo giorno di RTC. Sono andato a prenderlo in macchina a Lenzi, nella comunità Saman, ricorderò con la mia Renault 4 rossa, e abbiamo fatto un tratto di strada, quei 10 minuti di strada che da Lenzi ci portarono fino a Nubia, dove era la sede di RTC. Una cosa che non dimenticherò mai, Mauro in quel viaggio mi chiese notizie sull'editore di RTC, su Puccio Bulgarella, che fra l'altro era ed è un mio carissimo amico. Non conoscevo quindi neanche l'editore per il quale stavo andando a lavorare. Vanno finora i tentativi di Trapani di accedere al podio, solo quarta nella classifica dei morti ammazzati di quest'anno. Mancano però alcuni mesi alla fine dell'anno e, visto l'andazzo, c'è possibilità di scorrere in graduatoria. Autunno, cadono le foglie e svelano gli scandali di Palazzo. A Trapani spunta l'ombra di un bilancio comunale parallelo ed occulto che avrebbe aperto un buco nel bilancio di Palazzo Dalì. Com'è che Mauro Rostagno arriva a RTC? In quegli anni conducevo un programma che era paese mio, un programma di successo nelle piazze durante l'estate. Erano degli incontri fra paesi, Custonaci, San Vito, Partanna, Campobello. E la seconda stagione di questo programma, il mio amico Francesco Cardella, allora guru della comunità Saman di Lenzi, mi chiese di creare una sinergia fra i ragazzi, la comunità e la televisione. Perché? Per la comunità del luogo, per la città, quello era il luogo dei drogati, cioè si equivocava fra un luogo di incontro dei drogati e un luogo invece dove i tossicodipendenti venivano curati. Noi avevamo quel programma, che era un programma che tirava moltissimo. La comunità Saman, fra i suoi ospiti, aveva anche tanti ragazzi che erano bravissimi nelle espressioni artistiche. Disegnavano, dipingevano, cantavano, suonavano la chitarra, ballavano. Poi avevano anche un bell'effetto, tutti vestiti di bianco. Insomma, era di un bell'impatto. Abbiamo deciso di aprire ogni trasmissione, quindi in piazza con il pubblico, con le telecamere, aprire
questo paese mio, con un intervento dei ragazzi della comunità Saman. Si esibivano loro un paio di minuti, poi arrivava Mauro Rostagno, che io conoscevo già dai tempi in cui lui stava a Palermo, quindi facevo un salto indietro di altri 20 anni. E Mauro presentava i ragazzi e spiegava un po' cos'era la comunità. Cosa è successo? Che a Mauro era piaciuto l'esperimento. Perché poi era lui la punta di diamante della Saman. E quindi si inizia una collaborazione che è quella di Mauro con un gruppo di ragazzi di belle intelligenze che albergavano lì proprio alla Saman, una collaborazione con la televisione in redazione. Quindi Mauro veniva, cercava di capire cos'era, come funzionasse un telegiornale, che lui era un grande maestro di comunicazione, ma non conosceva i tempi, i ritmi e i modi di lavoro di una televisione. Però da grande maestro della comunicazione ci impiega pochissimo. Come dicevo prima, durante il viaggio mi ha chiesto chi era Puccio Bulgarella, un mese dopo sapeva tutto di questa città. Il gioco si sta facendo pesante su questa città. Tuttavia, questo è diritto di cronaca, noi eravamo lì perché stamattina il Consiglio Comunale è stato riconvocato e quindi la nostra truppa era sul posto a prescindere. Lei ha un modo grazioso di sviare le domande, io glielo riconosco. Mauro, non finirà mai la droga, te lo dico io. Mai! Non finirà mai, mieterà tante vite umane. Forse uno dei primi sarà mio figlio, come tanti ne ho visti morire. Ne ho visti morire un sacco, non ti preoccupare. Non finirà. Troppo lucro. Troppo comodo per i signori boss, troppo comodo, troppi miliardi si investono. Ah sì, poi vanno a vedere chi passa la bustina. Ma perché non risalgono ai capi? Perché non vadano ai capi? Che cos'è la bustina del ragazzo che prova? Un niente. Dove sta lo Stato? La storia della vita avventurosa di Mauro Rostagno comincia all'Università di Trento, in quella famosa, per alcuni tristemente famosa, facoltà di sociologia di Trento, dove studia con Curcio, con Boato, con Sofri e diventa uno dei leader di Lotta Continua. In quelle affollate, tumultuose, creative assemblee. Poi si distacca dal movimento quando ha il sospetto che Lotta Continua sia passata alla lotta armata. A Milano fonda Macondo, un luogo di aggregazione giovanile che dopo qualche spinello di troppo viene chiusa dall'autorità giudiziaria. Parte per l'India, dove raggiunge la comunità del guru Bhagwan Rajneesh. Poi, quando lascia l'India, si trasferisce con l'amico Cardella e la compagna Chicca Rover in Sicilia, dove fonda una comunità di arancioni, che poi si trasforma in una comunità per il recupero dei tossicodipendenti. Saman. Le indagini nel tempo hanno seguito sostanzialmente tre piste. Quella mafiosa, come è naturale che sia in un caso del genere, quella che riconduceva a Lotta Continua, in quanto da lì a poco Mauro avrebbe poi dovuto testimoniare al processo Calabresi per l'assassinio del quale erano accusati i leader di Lotta Continua e si diceva in qualche modo che lui avesse qualche grande novità che avrebbe potuto scompaginare le cose e probabilmente incastrare i suoi compagni. E naturalmente quella interna alla comunità Saman. La pista che riconduceva a Lotta Continua fu presto accantonata. Si dimostrò infatti che Mauro non aveva nessun segreto da svelare ai giudici e che anzi intendesse asserire l'assoluta estraneità sua e di tutta Lotta Continua. Intanto, 3 settimane dopo l'omicidio, la signora Bulgarella, editrice di RTC, consegna 4 videocassette ai carabinieri. Non si sono mai più ritrovate, non sono agli atti. Questa è una cosa che la gente non può capire, come può accadere? E così come sono successe altre cose strane, del tipo di intercettazioni telefoniche che vennero distrutte fin troppo tempestivamente, facendo venire meno degli elementi di indagine importanti che oggi non abbiamo più. Ma sono seguite poi delle indagini per cercare di individuare i responsabili di queste sparizioni, di queste omissioni, di questi depistaggi? Per lo più sono stati depistaggi fatti bene, non tutto si è riuscito a mettere a fuoco, non tutto si è indagato a sufficienza, anche perché il tempo a disposizione non è stato mai sufficiente. Molte, purtroppo, delle tante richieste di archiviazione che sono succedute in queste indagini
sono state richieste d'archiviazione e dovute anche allo scadere dei termini massimi di indagine preliminare. Quella mafiosa sembrava molto accreditata come pista. Mauro infatti si era molto spesso, qualcuno dice troppo spesso, occupato di mafia, non era mai stato particolarmente leggero con i mafiosi e con tutto il mondo che orbitava intorno ai mafiosi. E oltretutto proprio in quel periodo si stava occupando del caso del processo a Mariano Agate, il processo per l'assassinio di Vito Lipari, il sindaco di Castelvetrano. 8 anni fa, circa il 13 agosto del 1980, proprio sotto Ferragosto, nel piena festa di agosto, nella contrada di Triscina, vicino a Castelvetrano, moriva in un agguato mafioso Vito Lipari, sindaco democristiano di Castelvetrano. Da molti mesi si trascina, procede al Palazzo di Giustizia a Trapani il processo appunto Agate più 13, o anche processo Lipari. È un processo straordinariamente importante. Ci rammarichiamo un poco che non venga seguito dall'attenzione pubblica, dall'opinione pubblica, con la passione civile che meriterebbe, perché è veramente un punto di snodo della storia trapanese, non soltanto trapanese. Siamo a Ferragosto, i catanesi partono, si fanno 380 chilometri, stiamo parlando di Santa Paola, di Nitto Santa Paola, Mangione, Rosario Romeo, poi deceduto, e sostengono in prima versione che si sono recati fino a Castelvetrano col caldo torrenziale del Ferragosto per acquistare dei meloni a Castelvetrano da Mariano Agate, che non è propriamente un venditore di meloni. A Lenzi, la sera dell'omicidio, non c'era la luce, ma solo a Lenzi. L'indomani il tecnico dell'Enel, un tal signor Mastantonio, venne interrogato sull'inspiegabile distacco di corrente. Fu vago. 8 mesi dopo il signor Mastantonio venne trovato morto in un campo e, ricostruendo un po' la sua vita, si capì che si trattava in realtà dell'autista del boss Vincenzo Virga. In altre parole, era un affiliato di mafia. E allora immediatamente venne richiesto di poter riesumare la sua salma per poter confrontare le sue impronte digitali con quelle che vennero trovate sul fucile sul luogo del delitto. Il fucile esploso in mano agli assassini. Il permesso per poter riesumare la salma di Mastrantonio non venne mai concesso e questo confronto non poté mai essere fatto. Questo, come altri episodi, confermano quello che dicevo io, nel senso che vi sono state in queste indagini delle spinte e delle controspinte, delle spinte per fare luce e delle controspinte per mantenere il buio su questa vicenda. Dopo le prime 34 comunicazioni giudiziarie indirizzate a uomini politici e boss, professionisti e burocrati, i magistrati indagano sui legami internazionali di Iside 2 e sui contatti con la criminalità organizzata. Accanto a boss come Mariano Agate o Natale Lala, ecco i 4 capi ripartizione del comune di Trapani. Accanto al questore, ecco il presunto autore della strage di Pizzolungo, Gioacchino Calabrò. Un intreccio di nomi e di storie che porta gli investigatori ad avanzare un'ipotesi. Quella loggia trapanese è una sorta di cupola, un super comitato che decide nella città di Trapani. Repubblica, 14 febbraio 1988. Il 17 luglio del 1996 il procuratore Garofalo apre un filone d'inchiesta che porta in prigione 5 ragazzi della comunità con l'accusa di essere il gruppo di fuoco che ammazzò Rostagno. Chicca Roveri e Monica Serra vengono invece arrestate con l'accusa infamante di essere fiancheggiatori, fiancheggiatrici in questo caso. Cardella urla che è tutta una telenovela. Il magistrato, pochi giorni dopo, in fondo gli dà ragione e comincia a parlare non più di una pista interna, ma di una pista che parla di convergenza di interessi. L'inchiesta presto si arena e l'indagine passa a Palermo, perché adesso sono convinti che si tratta di un omicidio di mafia. Ci sono voluti 9 anni perché si parlasse di un omicidio di mafia e quindi, per competenza territoriale, passa a Palermo. Nel 1996 lei riceve l'incarico di indagare sul caso Rostagno. Dopo aver letto i 34 faldoni ereditati dai suoi colleghi di Trapani che avevano indagato fino a quel momento, che tipo di idea si è fatto circa questo delitto? Così a primo acchito. Di un delitto non semplice che non poteva, secondo le mie conoscenze della mafia siciliana, non essere di mafia, ma che
evidenziava un qualcos'altro assieme alla mafia. Cosa intende dire lei per qualcos'altro? Nel senso che tutti i delitti più oscuri della storia insanguinata della Sicilia sono tutti delitti e non solo di mafia, nel senso che altri centri di potere che con la mafia hanno fatto affari talvolta hanno eliminato degli uomini scomodi, e questi centri di potere sono quelli che meglio hanno consentito di rimanere impuniti loro, consentendo anche l'impunità della mafia. Ci vollero 9 anni per arrivare poi ad asserire, ad affermare o comunque ad ipotizzare che il delitto fosse un delitto di mafia. Sono tempi normali? No, non sono certamente tempi normali, sono una dimostrazione del fatto che l'omicidio Rostagno non è, se si può usare questo brutto termine, un omicidio normale, che è una storia anomala, che è anomala anche dal punto di vista delle inchieste, delle investigazioni, perché è un'inchiesta che ha subito, soprattutto nelle prime battute, depistaggi e omissioni. Il vicequestore Saverio Montalbano, il capo della squadra mobile di Trapani, che il 6 aprile dell'86 fece irruzione nel circolo scontrino sequestrando una montagna di carte, tra cui gli elenchi degli iscritti alla loggia Iside 2. Pochi giorni dopo, il capo della squadra mobile venne prima privato delle sue funzioni, poi trasferito su richiesta dell'allora questore Gonzales. Ufficialmente gli venne contestato un uso improprio dell'auto blindata. In realtà, scrisse poi nella sua requisitoria il sostituto procuratore Francesco Messina, il trasferimento di Montalbano fu un lampante esempio della capacità di penetrazione e quindi di influenza sull'attività della pubblica amministrazione della loggia Iside 2. Alessandra Zinniti, Repubblica, 19 agosto 1992. Ma chiunque possa essere stato, chiunque possa aver ammazzato Mauro Rostagno, mafia, mafia e massoneria deviata, una pista interna alla comunità Saman, si parlò ad un certo punto addirittura di servizi segreti coinvolti in questa faccenda, naturalmente servizi segreti deviati. Chiunque possa essere stato, dicevo, ha sicuramente potuto usufruire di una rete di protezione che gli ha permesso di restare impunito, che gli ha permesso di restare ignoto fino ad adesso. Quando un delitto viene compiuto avendo un complice all'interno dell'Enel, gente capace di far sparire reperti a vario titolo e da vari posti, alcuni di questi estremamente controllati, e poi capaci addirittura di impedire la riesumazione di una salma, ma chi può avere così tanta forza ed una ramificazione così forte e potente per poter mettere in atto un'operazione del genere? Beh, sarebbe facile parlare di massoneria deviata, di pezzi dei servizi di sicurezza o cose del genere, ma siccome non ho elementi sufficienti per affermare con certezza che ci siano anche queste realtà e queste entità dietro l'omicidio Rostagno, posso dire che mi ritengo abbastanza certo che non fu un delitto di sola mafia, ma fu un delitto anche di altre entità, di altri poteri occulti, che dimostrano da questi depistaggi, da questa capacità di mantenere questa cappa di silenzio e di ombra sulla vicenda del Rostagno, il proprio potere, ma non è un potere invincibile. C'è una parte, direi, consistente e significativa dell'istituzione che il proprio dovere lo fa. La sola personalità trapanese che abbia consentito a parlarci pubblicamente e nella sua funzione della loggia coperta Iside 2 è stato un esponente locale del Partito Comunista che si chiama Marino e che ci ha rilasciato questa dichiarazione. Sì, Iside 2 è una struttura nella quale si trovano faccendieri, uomini politici e mafiosi. È certo che Iside 2 ebbe rapporti con gli uomini di Gelli, forse con Gelli.
Ma è certo che ebbe rapporti con gli uomini di Gelli, con Mandalari per esempio della Camea di Palermo. È certo che tra i personaggi della Iside 2 si trovano personaggi che riconducono all'omicidio di Ciaccio Montalto, alla strage di Pizzolungo nella quale fu attentato a Carlo Palermo e la famiglia Asta ebbe le sue vittime. Ci sono dentro la Iside 2, pare che siano state trovate tracce che portano alla cosiddetta Bulgarian Connection, cioè al traffico di armi e di droga con la Bulgaria e con la Romania. È una cosa quindi di non poco conto, non sorprenderebbe che anche, se non direttamente l'omicidio di Rostagno, ma il contesto nel quale matura l'omicidio di Mauro Rostagno possa in qualche modo essere ricondotto a qualche cosa che gravita attorno dentro la Iside 2. Il vicequestore Saverio Bonura, il primo dirigente della prefettura, alcuni capi di partizione del comune, il comandante dei vigili urbani. Il giorno dopo la perquisizione allo scontrino, il capo della squadra mobile, Saverio Montalbano, viene sospeso dal questore Gonzales. La motivazione ufficiale, uno scontro sull'uso delle auto blindate. A Trapani è certo solo un fatto, da quando è stata aperta l'indagine sono cambiati 4 questori e 3 capi della squadra mobile. Attilio Bolzoni, Repubblica, 13 febbraio 1988. Per quanto tempo hai collaborato con Mauro Rostagno e RTC? Dal 1987 all'88, al rientro dal militare ho ritrovato a RTC questa persona vestita di bianco. All'inizio, devo essere sincero, non ho avuto una buona impressione, mi sembrava una persona completamente fuori dal contesto televisivo. Poi piano piano ho avuto modo di ricredermi su questo aspetto. Tu hai lavorato per oltre un anno con Mauro Rostagno. Sei mai stato ascoltato dai giudici? No, non sono mai stato ascoltato. Loro, gli inquirenti, sono venuti spesso per parecchi giorni dopo l'assassinio in televisione a Nubia. Hanno rovistato, scintillinato i telegiornali, i redazionali degli ultimi mesi dell'attività professionale di Mauro Rostagno, però non hanno ritenuto di potermi ascoltare. Qualcun altro invece all'interno di RTC è stato ascoltato? Qualcun altro è stato ascoltato, molti non siamo stati ascoltati, evidentemente, non lo so, magari non ci siamo esposti troppo, non abbiamo cavalcato l'evento. Con la morte di Mauro, anzi con l'uccisione di Mauro, però si è segnato anche l'uccisione della televisione. Nonostante le belle parole che hanno fatto i vari giornalisti, tra virgolette, amici di Mauro, Gianpaolo, cioè Panza, Rinaldi ed altri, che a un mese dall'assassinio dicevano che avrebbero aiutato RTC, sarebbero scesi a fare le varie denunce, a continuare l'operato di Rostagno, in realtà non si è visto nessuno di loro e si è lasciato al suo destino questa emittente, che aveva segnato proprio un aspetto importante per l'editoria televisiva del tempo e di oggi. Insomma, il destino pare essere stato toccata e fuga per chi ha osato o dovuto mettere mano nelle questioni di mafia, massoneria, intrecci occulti di potere e di palazzo. Una Trapani dei misteri che fa certo titolone sugli organi di informazione, ma non porta a buon nome la provincia e soprattutto non le consente, liberandosene per sempre, di decollare nello sviluppo che merita, nella civiltà del terzo millennio, nella qualità della vita che la coscienza civile sempre più richiede. Dottor Linares, nell'88 Trapani è una città che sembra in mano a quell'intreccio incredibile che c'era tra mafia, massoneria e politica. Oggi la situazione di Trapani circa la massoneria qual è? Trapani nell'88 era il porto delle nebbie, era una città che usciva dalle analisi che derivavano dalle indagini sulla loggia Scontrino, dai grandi processi di mafia che su Palermo e su Trapani in qualche modo cominciavano a lumeggiare sull'organizzazione di Cosa Nostra, della quale si sapeva, ahimè, ben poco. Oggi, a distanza di tutto questo tempo, sicuramente le cose sono diverse. È nota la struttura Cosa Nostra, è nota la capacità di Cosa Nostra di inserirsi nel tessuto sociale, nel corpo sociale, è nota la dinamica e la crescita delle strutture di natura massonica. E questo ci consente anche di non criminalizzarle in toto, perché di per sé la massoneria non è
oggetto di approfondimento investigativo qualora non abbia finalità illecite, anzi può essere anche promotore di segnali di cultura, di approfondimento di certi messaggi o di certe ideologie che devono avere comunque una natura culturale. In provincia di Trapani vi è però la tendenza atavica di certe strutture, prima fra tutte la mafia, cosiddetta Cosa Nostra, ad avvalersi di comitati di potere o di sottostrutture o sovrastrutture che dir si vogliano, che agiscono all'interno del corpo sociale. Le varie indagini condotte dalle stragi di Falcone e Borsellino in poi su Trapani dimostrano che sia nei primi anni Ottanta, ma fino all'epoca più recente, basti pensare proprio alle operazioni condotte nel maggio ultimo scorso, penso all'operazione Blackout, Cosa Nostra non ha esitato, queste indagini ci dicono che Cosa Nostra non ha esitato a rivolgersi a soggetti che di strutture clientelari occulte non facevano parte, proprio per il raggiungimento dei propri fini, che molto spesso, soprattutto per la provincia di Trapani, in cui Cosa Nostra ha una forte componente radicale, ortodossa del pensiero mafioso, non hanno necessariamente una finalità di accrescimento economico, ma di controllo del corpo sociale, di controllo delle strutture. Un tempo la massoneria stessa pensava a mettere in sonno, a incrociare le spade su queste persone, anche segretamente. Forse l'unico torto che si possa muovere alla massoneria ufficiale è quella di non muoversi forse mai in tempo, di non seguire il segno dei tempi, forse per paura di essere ghettizzata, di creare una nuova caccia alle streghe. Ma sono finiti i tempi di Filippo il Bello che distrusse i Templari. Oggi probabilmente la massoneria, come intelligentemente hanno fatto anche alcuni vertici del mondo massonico, devono criticare, e questi vertici hanno fatto aspramente, il momento di connubio tra pezzi del mondo, e sottolineo solo pezzi del mondo massonico, e corpo sociale e istituzioni che più di ogni cosa, per citare magari una frase di Tolkien nel Signore degli Anelli, desiderano il potere. Esistono, per fare un esempio che ci porta all'insiemistica matematica, una serie di sottoinsiemi in cui pezzi di istituzioni, mondo massonico, pezzi di club service e della massoneria, della mafia, della cosiddetta Cosa Nostra, si muovono e non hanno nessun interesse a che questo emerga, perché sia Cosa Nostra che la massoneria non ufficiale hanno proprio il carattere della segretezza, che deve essere ancora maggiore, è la loro forza. Muoversi nell'ombra, muoversi nel mondo occulto può consentire anche di depistare, o a volte anche di mascariare, come ci dicono gli ultimi collaboratori di giustizia. Un tempo la mafia uccideva le persone, potrebbe avere anche ucciso Rostagno, grazie anche all'apporto di pezzi delle istituzioni o della massoneria. Oggi la mafia non uccide più, la massoneria non chiede più alla mafia, non si rivolge più alla mafia per atti di sicariato, per eliminare con il sangue le persone, le può mascariare, le può delegittimare, può creare dei movimenti tali per cui oggi Rostagno non sarebbe ucciso forse da colpi di Lupara, probabilmente Rostagno sarebbe ucciso sulle pagine dei giornali, sarebbe ucciso nei salotti, sarebbe ucciso ogni giorno nella occulta ma sistematica opera di delegittimazione. Oggi quando si mettono a fuoco, si mettono in evidenza attraverso le indagini, l'autorità giudiziaria sistematicamente con le forze dell'ordine pone in essere le operazioni e fa dei processi che in buona parte, salvo poi le responsabilità individuali, vince e acclara quindi uno spaccato. Oggi si grida al complotto, si grida alla macchinazione, si grida al tentativo di infangare la cittadinanza tutta, la città, il paese. Non è così. Quando penso a Mauro Rostagno penso a una persona che, unica voce fuori dal coro in quegli anni, ebbe il coraggio di muoversi autonomamente e di dire da libero pensatore queste cose. E conoscendo gli uomini d'onore e gli addentellati massonici che a quel tempo erano in movimento, devo dire con tutta sincerità che mi vengono i brividi e che credo che sia stato veramente un valoroso per i suoi tempi. Io vorrei cogliere l'occasione per fare un appello
a chi sa ancora, a chi è convinto che non si è indagato abbastanza, a chi ha conoscenza di vuoti delle indagini, prendono contatti con me, che non, con umiltà sono pronto a raccogliere tutti gli elementi che saranno portati. Oggi sarebbe ucciso forse in un altro modo, sarebbe ucciso in un altro modo perché la strategia è cambiata. La strategia è cambiata, ma i soggetti, paradossalmente, sia pure con qualche capello bianco in più, in vari casi sono gli stessi. A che punto sono le indagini? Le indagini, ahimè, sono giunte all'ennesima scadenza dei termini di indagine. È stata, abbiamo fatto un'udienza nel mese di luglio davanti al GIP. Perché ho dovuto, scaduti i termini, avanzare un'ennesima richiesta di archiviazione. Il GIP ha la possibilità eventualmente di rigettare la richiesta di archiviazione disponendo nuove indagini e dando nuovi termini per le indagini al pubblico ministero. Qualora il GIP si dovesse orientare in questo modo, il pubblico ministero, cioè io, sarà ben contento di riprendere le indagini, sperando che, appunto, di avere una maggiore, più ampia collaborazione da parte di tutti, in modo tale da non che questa sia l'ultima richiesta di archiviazione che io debba aver firmato per la vicenda di Rostagno, che si possa cioè fare finalmente un processo per l'omicidio di Rostagno. Oggi, a 19 anni di distanza, in quale modo potrebbe essere condotta una inchiesta, un'indagine su Rostagno nel tentativo di poter far finalmente luce su questo delitto? Io non so se sono la persona adatta per poter dire cosa bisognerebbe fare. Quando si è trattato di mettere le mani su fatti datati, è stato necessario ricominciare da capo ed è necessario che a farlo siano strutture che sono istituzionalmente deputate, ma con provvedimenti mirati. Cioè, non ha senso probabilmente che una comune struttura investigativa che indaga su tantissimi delitti e sulle emergenze del quotidiano in una città e in una provincia come Trapani, e questo non vuole essere una scusante per gli investigatori dell'epoca o per gli investigatori che hanno avuto la delega per fare queste indagini nel pregresso, ma non ha senso che le strutture ordinarie debbano occuparsi anche di un caso così difficile, così macchinoso, così impantanato come quello di Rostagno, come qualunque altra grande indagine, quando queste indagini sono state necessarie per i fatti gravi. Generalmente la percentuale di successo investigativo, pensiamo ai fatti di terrorismo recenti negli ultimi anni, è stata la percentuale di successo giudiziario investigativo si è ottenuta quando sono state create delle strutture ad hoc o quando strutture già esistenti hanno avuto il tempo, la serenità per potersi dedicare con precisione, in modo certosino, esclusivamente a quel caso da risolvere. Certamente spunti investigativi, per quello che mi è dato sapere, nelle vecchie indagini sull'omicidio di Mauro Rostagno vi sono e da quelle si potrebbe partire, ma sarebbe necessario un profondo approfondimento, scusando il gioco di parole, ma un approfondimento diverso su che sia mirato a interrogarsi su chi fossero i soggetti che potevano muovere un'azione militare sul territorio all'epoca, in un momento in cui, spiace ripeterlo, Cosa Nostra aveva il controllo totale, indiscusso, in quella zona, in quella porzione di territorio, e su chi fossero gli interessi che erano sottostanti a questo omicidio. Oggi gli autori e i mandanti sicuramente non saranno più dei giovincelli, per cui andare a ripescare su un fatto del genere e fare in modo che vi siano degli elementi probatori certi o quasi certi, tali da poter avviare l'azione penale, è, ahimè, estremamente cosa difficile, tenendo presente che certamente il fatto è stato deciso ed è stato sicuramente attuato da soggetti che hanno mantenuto una cappa di segreto, di riservatezza estremamente elevata, se oggi effettivamente pochissimi sanno solo dell'eco che questo omicidio ha prodotto, mentre nessuno ci sa dire nulla seriamente né della dinamica dei fatti né dei mandanti di questi fatti. Ecco perché
Questo fatto ci deve indurre a riflettere, a fare un'analisi seria, senza per questo dare origine a percorsi investigativi che siano però di natura giornalistica o che non affondino le proprie basi su saldi elementi indiziari che possano consentire di iniziare un'indagine. Per questo dico che paradossalmente, ma le indagini su Rostagno possono sempre e comunque iniziare, posto che ve ne sia la volontà, e possono comunque in qualsiasi momento, e questa forse è anche la cosa bella delle indagini complesse e delle indagini sui sistemi criminali, possono comunque in qualsiasi momento dare anche degli esiti positivi o permettere di avere degli spunti positivi che possano iniziare le indagini. Per questo dico che paradossalmente forse le indagini su Rostagno è giusto che inizino adesso. Ma sono stato fortunato perché finora nessuno degli investigatori mi ha mai chiesto qualche cosa su Mauro Rostagno. Quindi tu che hai lavorato... non avrei mai potuto dire nulla di più di quello che si sa o di quello che sto raccontando adesso. Però, comunque insomma... il dato di fatto è che tu che hai lavorato lungamente insieme a Mauro Rostagno, quindi a stretto contatto con Mauro Rostagno, non sei mai poi stato interrogato dagli investigatori. Probabilmente perché non sono salito su questo carro come hanno fatto i detto, mi sono messo da parte. Lei come ritiene che siano state condotte le indagini all'inizio? Io non mi permetto di esprimere un giudizio anche perché non ne ho la veste. Posso soltanto dire che l'uomo può anche errare. Certamente io per primo da investigatore sarei molto curioso di sapere allora quali impressioni i suoi collaboratori o colleghi di lavoro abbiano sul fatto, visto che ne sono in qualche modo... mi pare di capire che ne siano stati in qualche modo partecipi, però mi viene anche da pensare che avrebbero potuto, anche per l'amicizia che li legava a Rostagno, in qualche modo farsi avanti anche prima di quei 9 anni e dire guardate che io ho qualche cosa da dire, anche una semplice impressione. Fortunatamente, a Dio piacendo, l'omicidio non è fra quei reati che si prescrivono facilmente. Questo in qualche modo è un augurio perché il caso Rostagno possa essere risolto. Io dico questo... in questi anni in provincia di Trapani sono stati risolti delitti altrettanto eccellenti che nessuno pensava di poter mai risolvere. Sono stati risolti a distanza di anni, 7-8 anni, delitti a carico di magistrati, delitti a carico di funzionari di polizia. Pensiamo solo che oggi ci possiamo vantare di sapere che il dottor Calogero Germanà è stato attinto da... colpi sparati da soggetti che facevano parte del medesimo gruppo di fuoco che in parte ha pianificato e condotto l'attentato al dottor Falcone. Se questo è stato possibile, non vedo perché non possa essere messo mano all'omicidio Rostagno. È una decisione che non spetta solo a un unico investigatore, un unico ufficio, è il frutto di volontà. Certamente anche il corpo sociale, attraverso i suoi rappresentanti, può fare molto in questa direzione, purché non vi sia retorica. Molto spesso quando si parla di delitti eccellenti non scoperti, specie a Trapani, ho purtroppo sentito molto spesso persone gridare, puntare l'indice nei confronti delle istituzioni, degli investigatori, perché non fanno, cosa non fanno, ma ahimè devo dire non ho mai visto soggetti che hanno concretamente detto... se vi è qualcuno che vuole investigare su questi delitti, ci dica di cosa ha bisogno, poiché la volontà non è mai mancata, sia gli investigatori dell'epoca che gli investigatori di oggi. Sono sicuro che a qualsiasi investigatore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, farebbe sicuramente piacere essere messo nelle condizioni di poter svelare un fatto così delicato e così importante. Vi ricordate dunque del gatto Silvestro e del canarino Titti? Sempre a darsi le botte, sempre a cercarsi l'un con l'altro, non propriamente, con intenzioni amichevoli? E questi due, sorpresi in un tête-à-tête, in una recente interpartitica, a chi somigliano, secondo voi? Nemici per la pelle, l'onorevole Francesco Canino ed il dottore Salvatore Rondello, democristiani di correnti opposte, hanno riavvicinato le rispettive sedi e c'è chi giura di averli visti far piedino. Cos'è successo? Un ritorno al primo amore? Alla corrente di nuove forze che Rondello avvirò per passare con Calogero Mannino?
oppure i recenti sviluppi delle politiche provinciali ad Agrigento, feudo manignano, e a Trapani, dove è forte Ciccio Canino, lasciano piuttosto pensare ad un contrattino matrimoniale fra i due leader? Salvatore Rondello fa piedino per procura, ad amarsi però saranno Ciccio e Calogero. Non mi pare però che vi sia stato, anche a seguito del dibattito che di tanto in tanto su questi fatti, soprattutto su quello della morte di Mauro Rostagno, viene esercitato, non mi pare che da questo dibattito qualcuno, nelle condizioni di poterlo fare per il mandato ricevuto e per la veste istituzionale rivestita, abbia detto: beh, forse è il caso che ci mettiamo attorno a un tavolo e vediamo se esistono in questa zona le strutture, le risorse umane per poter lavorare su Rostagno, perché se non vi sono, ci dicano di cosa hanno bisogno e vediamo se è possibile, con un po' di fortuna e con la buona volontà di tutti gli uomini, di tutti i soggetti addetti ai lavori, vedere di capire cosa è successo. Posso parlare a titolo personale, ma posso parlare anche a titolo di molti colleghi: tutte le volte che ci siamo interrogati su questo fatto abbiamo sempre concluso che, in presenza di un'apposita delega dell'autorità giudiziaria competente e con un supporto in termini di risorse logistiche, non credo che bisogna essere dei Perry Mason o dei poliziotti di CSI o di X-File per tentare di mettere mano, quantomeno di mettere mano in termini concreti e col necessario approfondimento, a fatti di sangue di questa portata. Non è vero che nella nostra provincia si fa poco per incentivare il turismo. Alle volte è vero proprio il contrario. Con poca spesa, gran pulizia, un pizzico di masochismo, una delle strade più intriganti, la provinciale per San Vito Lo Capo, oltre 50.000 turisti estivi, un continuo e forsennato passaggio di automobili, è stata arricchita e resa realtà turistica invidiable per iniziativa dei soliti ignoti. Ecco la trovata dell'estate 88. Usate la provinciale per San Vito Lo Capo, un mare splendido, un paesaggio raro e poi un'unica occasione. Munnizza Car Trekking. Con molta rabbia, ma anche con molta speranza, che stasera sono qui, come in questi mesi abbiamo partecipato ad altri momenti di mobilitazione della società civile. La rabbia perché purtroppo non c'è ancora giustizia, non sono stati ancora colpiti, individuati i sicari, i responsabili di questo omicidio e purtroppo anche di altri omicidi. La speranza è che la gente sta cominciando a farsi partecipe, a diventare protagonista, a dire la sua, a non credere che tutte le cose che si dicono siano verità colate, insomma a ragionare con la propria testa. La Sicilia è anche questo. Avvocato Marino, era passato un anno dall'omicidio di Mauro Rostagno e ci si chiedeva chi fossero i mandanti e gli esecutori di quel delitto. Oggi ne sono passati più di 10 anni e ancora siamo allo stesso punto. Sì, omicidi di questo tipo, se guardi bene, omicidi di questo tipo nel quale si colpiscono esponenti di giunture essenziali nell'articolazione della società, del potere, sono rimasti quasi tutti impuniti, nelle causali. Lasciamo stare poi gli esecutori, che peraltro per Rostagno neanche gli esecutori sono stati individuati. Ma nelle causali, tutti, dalla Torre a Falcone, a Borsellino, Rostagno, Ciaccio Montalto, tanti altri, per dirne alcuni che più o meno grandi, più o meno eclatanti, in posti più o meno, diciamo, larghi di responsabilità, quanto alle causali, cioè anche lì dove ci sono sentenze definitive per gli esecutori materiali, contro le causali invece c'è il buio più assoluto. Avvocato Marino, adesso di anni ne sono passati quasi 20, noi stiamo invecchiando e loro probabilmente a questo punto hanno vinto. Io ricordo il titolo di un articolo di Rossana Rossanda nei giorni successivi all'assassinio di Rostagno. Il titolo era questo, era molto bello: ma noi non diremo povero Rostagno. Era un titolo che piangeva sulla morte e tuttavia alludeva alla possibilità del riscatto, della perpetuazione di ciò che fece Rostagno. Devo dire che oggi appunto sono passati quasi 20 anni, noi stiamo invecchiando, Rostagno non ha avuto la fortuna di poter invecchiare, probabilmente è invecchiato anche quel titolo.
nel senso che dinanzi al nulla di fatto, c'è da dire appunto, povero Rostagno, è stato ucciso utilmente per le ragioni di chi lo ha ucciso, ma inutilmente per la sua battaglia che io credo che dinanzi al nulla di fatto dell'iniziativa giudiziaria e nonostante le ricorrenze anniversarie, possibilmente nelle generazioni successive, che oggi ha 18 anni, quando fu ucciso Rostagno stava nascendo. Quindi non può che, se ricorda la vicenda, provare motivi di avvilimento. Probabilmente la vicenda nemmeno la conosce, allora appunto Rossando oggi scriverebbe povero Rostagno. E quanto poveri noi? E quanto poveri noi? Beh, insomma, bisogna pur dire che noi siamo vivi mentre Rostagno è morto. Rostagno non ha vissuto gli anni della pienezza della sua maturità, gli sono stati amputati, sono stati recisi, fucilati. Se lui oggi vivesse, appunto da vivo e da commentatore, la stessa vicenda che i nipoti si avesse ricordato, un altro, probabilmente anche la voglia di vita, l'entusiasmo di Mauro Rostagno subirebbe la stessa umiliazione che subiamo noi. Quando una cosa è bella, non c'è un perché. È bella, è intensa, è viva, è totale, è 100%. Ma cosa facevate? Tutto. Tutto, tutto. Tutto al contrario di tutto, il rovescio di tutto, il bianco, il nero, la negazione di ogni colore, tutto. Semplicemente affermavamo nella maniera più totale il diritto di vivere senza nessuna limitazione.